Salve amicici lontani e vicini, torno con un let's play dopo parecchio tempo. Più che altro, diciamo che mi sono preso una pausa perché ho avuto molto da fare e torno con un let's play diverso, nel senso né Train né Formula 1 come avevo promesso, però il problema fondamentale di Formula 1 è che non riuscivo più ad aprirlo. Il problema fondamentale di Train è che si è disinstallato, e quindi allora, nonostante potrei continuare con Train, adesso vediamo. Con Formula 1 sicuramente lo finirò perché è comunque un gioco che mi piace, però Train probabilmente lo lascerò in pausa per un po'. Non volevo tornare senza niente e quindi vi ho portato questo, che come avete potuto vedere è Afterburner Climax. Per chi non lo conoscesse, è uno sparatutto su binari, come per esempio The House of the Dead o Time Crisis, che si vede in sala giochi, solo come vedete come protagonista c'è un aeroplano. Questa modalità è l'attacco al punteggio, quindi vite infinite, e si gioca solo appunto per fare il punteggio più alto con i vari moltiplicatori eccetera. Adesso come vedete è ripreso da fuori dallo schermo, senza audio, infatti per questo vi metto il mio strepitoso commento. Diciamo che sto il problema è che giocare su PC mi rompe i coglioni. Alla fine ho scoperto che purtroppo è un limite mio, però giocare su PC dovendo riprendere con Fraps eccetera mi rompe il cazzo, più che altro perché Fraps Fraps è un palo nel culo, perché ti rallenta tantissimo le prestazioni, è pesante, come giusto, come normale che sia, però non avendo io un PC della NASA ho dei problemi. Allora, d'ora in poi farò gameplay, ovviamente una volta finito Formula 1 e anche Train, se deciderò di continuarlo, farò gameplay dalle console. Allora, questa soluzione dell'off screen era più che altro un test, non è venuto neanche malissimo, nel senso che comunque si vede abbastanza bene, però è ovviamente una soluzione temporanea, nel senso che mi sto già guardando in giro per comprare una soluzione che mi permetta di registrare direttamente dall'uscita delle console, poi eventualmente ci aggiungo poi dopo il mio super figo commento senza problemi, come sto facendo poi adesso del resto. Allora, parliamo un pochino di questo gioco. Diciamo è un gioco che mi piace abbastanza, non ci ho giocato moltissimo, però è un gioco piuttosto semplice nelle meccaniche, è abbastanza difficile da mettere in pratica. Come vedete, tra l'altro, in alcune missioni ci sono alcuni obiettivi secondari, come in questo caso era abbattere quell'aereo. Abbattendo, cioè compiendo tutti gli obiettivi secondari di tutte le missioni, si ha accesso poi a due missioni finali extra che sono utili per fare più punti, insomma. Sono partito abbastanza malino, questa missione è sempre stato il mio tallone d'Achille, nel senso che non mi sono neanche mai messo lì veramente a guardare un po' come farla, l'ho sempre fatta a casa, e anche si vede perché faccio schifo, però di solito comunque vado leggermente meglio di questa partita, nel senso che vedrete alla fine, di solito faccio qualche punto in più, e infatti... infatti è sempre così, quando riprendo. Allora, non è la prima volta che provo a fare l'off screen, in realtà l'avevo fatto anche per la beta di Gears of War 3. Poi dopo purtroppo c'è stato un disguido e non sono riuscito a postarla, a caricarla su YouTube, ma anche lì, nonostante avessi giocato abbastanza bene, avevo giocato comunque di merda rispetto al solito, quindi quando riprendo gioco di merda, è sempre così, non va bene. Ah, come avete potuto vedere, c'è una barra climax che una volta carica, adesso qua sono morto di merda, una volta carica diciamo ci permette di usare la modalità appunto climax, che rallenta il tempo, allarga il cursore, diciamo ci aiuta nell'impresa di abbattere tutti questi stronzi, come adesso per esempio mi sono preso una botta in faccia per nulla,
questa missione in realtà è abbastanza semplice, nonostante io la stia facendo sembrare difficilissima, perché muoio continuamente. Dopo questa missione comincio a riprendermi un po', si vede che non lo so. Quando gioco questo gioco devo essere super concentrato, perché se no non se ne esce. E come vedete, allarga il cursore e praticamente una volta selezionati i bersagli, se si esce dalla modalità climax, dopo spara automaticamente anche i missili necessari per abbatterli, insomma. Ci sono, come vedete, i nemici hanno diversi segnalini, insomma, i nemici con il segnalino blu basta un missile, con il segnalino giallo due, con il segnalino rosso tre. Vedete, qui è una missione dove si fanno pochi punti, perché c'è quell'obiettivo secondario, quel target là, che fondamentalmente non si può abbattere con i missili, quindi bisogna abbatterlo con la mitragliatrice, però non si può fare in questo pezzo, quindi cioè, bisogna stargli vicino, come vedete, andando sempre al massimo, e poi dopo nella missione dopo, se gli si è rimasto abbastanza vicino, lui rimane ed è possibile abbattere esattamente qua, vedete, uno si può avvicinare qua e si può battere. Quindi nella missione di prima di solito si fanno pochi punti, di qua adesso lo prendo nel culo come sempre, fanno pochi punti, però dopo se ne fanno poi tanti qua, quindi diciamo si bilanciano un po'. Infatti adesso siamo riusciti a cavarcelo dal cazzo, abbiamo un missile nel culo, ma non ci interessa. Questa giravolta qua in realtà non è che la faccio proprio sempre per scelta, perché si attiva spostando rapidamente l'aeroplano da destra a sinistra o da sinistra a destra e parte la capriola. Allora qual è il problema? Che a volte io lo faccio per mirare due bersagli, uno a sinistra e uno a destra, ma in realtà non voglio fare la capriola, però lei parte in automatico e è un cazzo. Cioè. Altra cosa, vedrete tantissimi missili andare a fanculo, ma per il semplice fatto che non aspetto di agganciare il bersaglio prima di sparare, ma diciamo se so che lì c'è il bersaglio, io mi sposto in quella direzione e sparo quando dovrei agganciarlo, quando penso di agganciarlo in realtà, quindi... Ecco qua, morto di merda, anche qua molto bene. Anche questa missione è un po' un palo nel culo, bisogna salvare, vedete ci sono degli amici, diciamo degli aeroplani amici che hanno distinti dal segnalino verde, inseguiti da dei nemici col segnalino rosso. Se noi non abbattiamo i nemici entro poco tempo ci ammazzano gli amici, e qua bisogna salvarne almeno 8 di aeroplani amici. Cazzo devo fare? Li salveremo, dico io, però insomma, si possono poi anche salvare da soli. Sapete, l'importante è, se ne trovano 12 in totale, l'importante è prenderne 4 in queste fasi qua, perché dopo alla fine comunque c'è un pezzo dove ce ne sono 4 da per cazzi loro. No, sono 10 in totale forse, non lo so. Comunque l'importante è, ecco, perché vedete qua alla fine basta tenersi il climax e poi dopo sparare se ne prendono 4 senza problemi. L'importante è prenderne almeno altri 4 prima, perché per compiere la missione è necessario salvarne 8. Questa missione, adesso non mi ricordo qua se sono morto o no, però è abbastanza semplice, anche se sembra un po', cioè, sembra difficile, però tuttora che conosci il percorso è abbastanza una cagata. È difficile fare tanti punti effettivamente, perché è difficile prendere diciamo, è un modo di dire che ho preso da un mio amico, ma non ho nulla contro le persone di colore, anzi ci mancherebbe. Vedete in alto a destra, potete vedere oltre allo stage le stelline, più stelline si prendono più aumentano gli aerei su schermo e quindi più aumentano le possibilità di fare punti. Adesso non so se siete riusciti a leggere, questo è uno stage segreto, in realtà nonostante ci ho giocato qualche ora questo gioco, non ho capito esattamente se si attiva, penso si attivi per il punteggio, quindi però non sono proprio sicuro al 100% se si attiva per il punteggio, cioè se fai un punteggio elevato lui parte, o per numero di stelline, quindi penso per il punteggio, che poi va anche abbastanza di pari passo col numero di stelline, quindi non si pone il problema. Questo figlio puttana è troppo alto. Ecco, 5 stelline blu è il massimo, più di così non si può fare. Abbiamo fatto 800.000 punti, intanto che andavo sparando cazzate, siamo già arrivati quasi alla fine, non me l'aspettavo. Allora, questa missione
Ma come obiettivo secondario è quello di non farsi scoprire. Vedete, ci sono dei laser che ti fanno del male, e poi dopo più avanti vedrete, più da vicino, purtroppo è molto scuro perché è giustamente di notte. Vedrete dei fari, ecco quelli lì, che se vi illuminano, diciamo, fallite l'obiettivo secondario. Quindi a me in questa missione in realtà andava anche bene morire, ma non morire così da coglione come ho fatto come ho fatto prima, diciamo, andando a sbattere contro un muro. Comunque, vediamo un po' cosa succede adesso. Quindi diciamo che è una missione abbastanza facile. Se non mi ricordavo esattamente cosa avevo combinato, se ci sono riuscito o no, quindi stavo cercando di ricordarmi. Sì, ok, ce l'ho fatta. È una missione abbastanza facile, basta andare al minimo. Purtroppo questo ci fa perdere del tempo, però fa lo stesso. Adesso, siccome le missioni secondarie sono tutte finite, come avete visto, adesso questa missione è veramente un po' nel culo. Guardate qua, tantissimi missili, pochi aeroplani. Cioè, oddio, ci sono anche dei punti con abbastanza aeroplani, effettivamente, però nella media degli altri, insomma, sono più sparsi. Cioè, ho schivato tantissimi missili, guardate, e poi dopo muoio come un pirla contro un muro di un cazzo, perché bastava andare dall'altra parte, porca troia. Andare dall'altra parte. Vedete, ci sono dei punti comunque con molti aeroplani concentrati, però rispetto alle altre missioni questi sono di solito sono più sparsi, nel senso arrivano, sparano le loro cagate e poi dopo se ne vanno subito, quindi è il livello più difficile, questo è il penultimo, è il più difficile secondo me. Di aeroplani ce ne sono anche abbastanza, 55, però è difficile proprio fare il punteggio. Questa è la missione finale standard, diciamo. Ci sono molti, molti missili, molte morti, però ci sono anche molti aeroplani, quindi di solito si fa un fracasso di punti. E poi dopo facciamo queste capriole. Non mi ricordo se voluta o no, sinceramente, ma quasi moriamo. E poi dopo moriamo per una capriola, sicuramente non voluta questa. Però, come vedete, ecco, quell'aeroplano lì è un'altra missione, un altro obiettivo secondario, però. È un obiettivo secondario che compare solamente se hai completato tutti gli altri obiettivi secondari delle altre missioni. E se tu fai gli altri obiettivi secondari e questo obiettivo secondario, c'è questa missione segreta, prima missione finale segreta, in cui bisogna abbattere i missili a colpi di cannoncino, quindi col mitragliatore. Una volta abbattuti i due missili, ti porta nella seconda missione finale segreta, dove ci rimane l'ultimo stronzo. Adesso io qua ho un po' temporeggiato, in realtà volevo fare qualche punto in più per arrivare al mio record, ma non ce l'ho fatta. L'ho pigliato dopo, alla fine ho visto, poi credo di averlo preso proprio a pelo, in realtà. Nel senso, dopo questi due penso che il livello finisca, quindi l'ho preso proprio alla fine. Ciò che conta è che siamo riusciti a concludere in maniera quasi degna, nel senso che il punteggio più o meno è su buoni livelli, la combo no, ma che ce ne fottiamo il cazzo. Da qui vedete sotto, vedete il percorso dell'aeroplanino, niente, tutto qua. Questa era una piccola, diciamo, digressione, giusto per parlarvi un po' di come stanno andando le cose, di cosa succederà nel let's play, nel senso mi prenderò un po' di pausa e poi dopo un po' di pausa, nel senso continuerò con Formula 1, poi dopo arriveranno let's play solo dalle console, quindi vedremo un po' come va. Grazie per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.